casa per bambini dotati di talento, che avrebbero però difficoltà a sviluppare le proprie capacità perché la famiglia in cui vivono non può sostenere l'onere dei loro studi. Nasce da questa intuizione Villa Nazareth, la struttura creata dal cardinale Domenico Tardini nel 1946, quando l'Italia era terra di povertà e orfani, e che 70 anni dopo viene visitata da Papa Francesco sabato 18 giugno, e di papi che ne hanno sostenuto con simpatia obiettivi e attività, a cominciare da Giovanni XXIII, ne ha visti molti questa residenza ubicata a nord di Roma, diventata nei decenni una comunità di studio e di vita cristiana, rilanciata in particolare dagli anni 80 dal cardinale Achille Silvestrini, che coglie in profondità lo spirito di Tardini, regalando a Villa Nazareth una nuova fioritura. Uno dei responsabili attuali della struttura, l'arcivescovo Claudio Maria Celli, spiega il DNA di Villa Nazareth. Un amore che si fa servizio in mezzo agli altri. E poi l'altra grande intuizione è la cultura, quindi il sapere, una preparazione accademica di altissimo livello, perché il mio servizio in mezzo agli altri sia più vero, più efficiente, più professionale ancora. E qui direi proprio la diaconia della cultura. Molte generazioni di studenti sono passate per le sale e i corridoi della villa, come viene familiarmente chiamata da chi ci vive, un tempo aperta solo ai ragazzi e da diversi anni anche alle ragazze. Dalle parole degli studenti che oggi la popolano si coglie direttamente o in filigrana la gratitudine per un aspetto sugli altri. Qui dicono c'è qualcuno pronto a scommettere su di te. Villa Nazareth investe sui talenti, ma è essa stessa per primo un talento che ci viene affidato. E ciascuno di noi, appunto, a seconda della propria libertà, della propria responsabilità, risponde a questo talento ricevuto. Dall'organizzazione di un seminario di studio alla cura della cucina, dalla preparazione del giornale interno ai turni in portineria, la vita dei giovani di Villa Nazareth è uno stimolo quotidiano a crescere come uomini e donne completi, tra studio vissuto con intensità, momenti di svago, soste di preghiera in cappella. Villa Nazareth racchiude tanti luoghi, può essere casa, può essere famiglia, può essere comunità, può essere un posto estraneo. Diciamo che stare a Villa Nazareth non lascia mai con un cuore quieto, ma anzi suscita l'inquietudine, suscita sentimenti molto forti, nel bene e nel male. Io dico sempre che Villa Nazareth è un po' una cassa di risonanza di tante cose che si possono vivere al di là di questo cancello. Però è una palestra di vita. E sicuramente è un luogo di incontro. Alla base di questa realtà c'è la gratuità ed è questa l'esperienza che noi facciamo. Quindi parlare di residenza mi sembra un po' distante, in quanto per noi studenti è proprio una casa. E allo stesso tempo, quando parliamo di strumenti extra universitari, ci riferiamo soprattutto a una proposta formativa che investe l'intera nostra persona, in quanto a partire dalla singola scelta universitaria siamo interpellati a investire nel nostro talento in un'ottica di dono. 70 anni vissuti in maniera dinamica, senza alcuna voglia di soffermarsi a contemplare come pezzi da museo, direbbe Papa Francesco, il cammino compiuto e le opere realizzate. Anzi, proprio sull'esempio del pontefice argentino, Villa Nazareth, afferma Monsignor Celli, pensa, e lo ha cominciato a fare, di doversi aprire con il suo carisma alle nuove povertà. Quest'anno, di fronte a questa emergenza così grave, così drammatica, dei profughi, ci era sembrato importante dare una risposta e quindi non solamente parlare del problema profughi, ma dare una risposta concreta. E abbiamo accolto in casa, in comunità, due ragazzi profughi, studenti universitari. Abbiamo un ragazzo afghano, abbiamo un ragazzo etiope, entrambi musulmani. Però ci sembrava che la realtà di questi giovani rispondesse un poco a quella dimensione delle nuove povertà alle quali Villa Nazareth sta guardando con una grande attenzione, ma non solamente per farne oggetto di riflessione, ma
come il buon samaritano per vedere come farsene carico e come poter dare quel contributo che è tipico di Villa Nazare.